Dobbiamo abbandonare le nostre case. Dobbiamo evacuare immediatamente. Una grossa scossa di terremoto. E di qua sta scendendo tutta la lava. Adesso ve la faccio vedere. Santo cielo, tutti gli alberi bruciati dalla lava. È scesa tutta la lava fino ad arrivare in quella casa laggiù. Che poverini sono stati sommersi dalla lava. È successa una cosa gravissima. Non so se è il caso di farvela vedere. Siamo qui, siamo qui. Sia finita. Aspettiamo altri 2 minuti e poi usciamo da sotto il tavolo, che è stata una scossa molto molto forte come non si era mai sentita prima. E si sentono anche dei vuoti. Ragazzi, li sentite? Li sentite? Questo è l'Etna. È l'Etna che sta eruttando. Li sentite i vuoti? Shh. Shh. Ok, state tranquilli, bambini. È finita, ok? Ok? Usciamo dal tavolo con calma e ci avviamo verso la porta. State tranquilli che con voi c'è mamma Di. Dai, usciamo. Ragazzi, che paura. Stai tranquilla, vieni qua Martina, stai vicino a me. Ok ragazzi, mettiamo gli animali in sicurezza. Martina, mettiamo gli animali in sicurezza. Gatito e i cani devono essere messi in sicurezza. Ragazzi, guardate, è caduto tutto. È caduto il quadro, è caduto il vaso. La scossa è stata veramente fortissima. Ma sta squillando il telefono. Mamma, presto, vedi che messaggio c'è scritto! Sì, guardo subito. Dobbiamo abbandonare le nostre case. Dobbiamo evacuare immediatamente. Gatito! Gatito, lo porteremo con noi, stai tranquillo. Ok, Martina, sta per scendere la lava. L'Etna è scoppiata, sta eruttando, c'è stata un'eruzione. Dobbiamo scappare, ok? La lava sta per arrivare. Andiamo Martina. Prendiamo lo stretto necessario, le borse, le scarpe, delle coperte e andiamo, dai. Andiamo Gatito. Andiamo, mettiamo anche i cani in sicurezza, andiamo. Mamma, guarda, stanno dicendo anche nel giornale. Una grossa scossa di terremoto in questo momento. Sì, lo stanno dicendo anche al telegiornale. Presto, scappiamo, andiamo. Un'ora dopo. Ragazzi, siamo per strada, ok? I bambini poverini si sono addormentati. E di qua sta scendendo tutta la lava, adesso ve la faccio vedere. Ragazzi, guardate, hanno fatto evacuare tutte le case da qui perché la lava è scesa. Addirittura hanno messo anche le transenne perché qui non si può più passare, ok? Però io mi sono persa, non so quale strada prendere, ok ragazzi? Non so da quale parte devo andare, credo che devo scendere da questa parte. Sono un po' confusa perché la lava è arrivata da questa parte. Abbiamo attraversato da questa parte e devo scendere di là, ok? Ragazzi, voi scrivete nei commenti a Papà Salvo che ci troviamo in un posto sperduto perché ci hanno fatto evacuare, ma non ci hanno detto che direzione prendere, non ci hanno detto la strada più giusta da percorrere. Si sono interrotte tutte le linee, i cellulari non prendono assolutamente, non c'è ricezione e come vedete anche questo cavo è stato staccato dalle forti scintille, dalla forte eruzione, dai forti boati dell'Etna. Li sentite? Ok, vi rimetto in macchina e provo a scendere da quella strada. Guardate ragazzi, da qua si vede meglio tutta la lava che è scesa e addirittura sta anche iniziando a piovere. Guardate, questa è tutta lava. Voi avete visto quanto è nera? Questa è tutta la lava nera che sta scendendo. Santo cielo, tutti gli alberi bruciati dalla lava. Ragazzi, è una catastrofe. Meno male che Martina sta dormendo e almeno non vedono questo brutto scenario. Ragazzi, è una cosa incredibile, mai vista prima. È una cosa incredibile. Ragazzi, qua ti fanno troppa paura, dobbiamo scappare. Credo ci sia stata anche un'altra scossa, ok? Ma dalla macchina non si percepisce bene. Devo stare attenta, devo stare concentrata. Spero che questa strada spunti da qualche parte. Perché la cosa più assurda, ragazzi, è che non so nemmeno dove mi trovo. Non lo so, perché non so più che strada prendere.
facendo, ragazzi? Anche da questa parte la strada è sbarrata perché è caduta la lava e ci sono tutti dei massi, delle pietre laviche cadute qui e non si può passare neanche da questa parte. Non so da quale parte devo andare, ragazzi. Ragazzi, qua la situazione sta diventando veramente grave e pericolosa, ok? Io non so più che alternative prendere. Poi qui non passa neanche nessuno, quindi sicuramente sarà anche la strada sbagliata. Ragazzi, io non lo so adesso dove devo andare. Ah, forse di là, forse di là. Guardate, ragazzi, guardate, questa è tutta la lava. Guardate il fumo che esce dall'Etna, guardate. Ragazzi, l'Etna è in eruzione come non mai, una cosa pazzesca, dei boati pazzeschi. Devo sbrigarmi. Ragazzi, incredibile, ma io devo proseguire perché devo mettere in salvo i bambini. Ragazzi, guardate questo palo della luce tutto spezzato dalla lava. Quello è un albergo che è appena stato inghiottito dalla lava. Io sto continuando a camminare da questa parte per cercare di trovare la strada giusta che ci porti alla salvezza. Nel frattempo si è svegliata Martina. Ho paura. Martina, stai tranquilla, amore, sto cercando di trovare una soluzione. Ma guarda quella lava, è sta qui da descende. Ragazzi, guardate, qua sotto è scesa tutta la lava fino ad arrivare in quella casa laggiù, che poverini sono stati sommersi dalla lava. Io non so più da che parte devo andare, qui è tutto sommerso dalla lava, tutto, guardate cuoricini, guardate da quella parte, guardate ragazzi, questa è tutta lava che è appena scesa, ok? E lì ancora si vede il fumo, là sopra ancora si vede il fumo, tutto il fumo dell'Etna che è scoppiettata tutta quanta, c'è stata un'eruzione pazzesca. Io devo proseguire ancora per questa strada e devo mettere in sicurezza i miei figli. Cuoricini, guardate, ci sono i pullman che stanno mettendo in salvo tutte le persone, sono i soccorsi che stanno scendendo. Ragazzi, scusate, ho appena visto una cosa veramente bruttissima, ok? Io non so se posso dirvelo, non so se sia il caso di mostrarvela, perché ci vuole veramente uno stomaco di ferro, ok? È una cosa alquanto grave, una cosa che io personalmente non avevo mai visto. Mamma, che cosa è successo? Martina, è successa una cosa gravissima, Martina, non so se è il caso di farvela vedere. Mamma, io lo voglio sapere. Allora ragazzi, la lava ha appena sotterrato una casa! La lava ha appena sotterrato una casa! Ragazzi, forse c'erano delle persone dentro! Aspettate che mi avvicino e verifichiamo, ve la faccio vedere! Un'ora dopo! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo tranquilli, ok? Ragazzi, siamo arrivati davanti alla protezione civile, ok? Qui credo che siamo in salvo. Adesso arriverà un elicottero che ci verrà a salvare. Dobbiamo aspettare qui perché ci metteremo in salvo. Cuoricini, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video, uno a uno, e speriamo.